In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Veniamo da due lezioni sugli apocrifi, dove abbiamo visto che sono senza carne, sono senza sangue, esattamente il contrario di quello che ci fanno credere e quelli che ce ne parlano senza volerci dire la verità sugli apocrifi, no? Negli gnostici noi vediamo un rapporto intellettuale con Cristo, cioè sono persone che speculano sui libri già scritti, ma non hanno avuto, perché siamo molti decenni dopo, nessun rapporto reale con Gesù, con la Maddalena, con la carne, con il sangue, con la morte, con l'amicizia, no? Non c'è un incontro, si sente, cioè sono testi di persone che pensano, che rileggono, che riscrivono, ma non sono testi di persone che hanno messo la carne a fianco della carne degli altri apostoli e di Gesù. E pensate anche in questo tempo di coronavirus cosa vuol dire questo, no? Cioè noi abbiamo bisogno di gente che capisce il nostro dramma, la carne, il problema di stare chiusi in casa, i figli che stanno sempre lì e tutti i computer che sono occupati dai figli per fare lezione. È una cara, è uno stare, arriveremo a questo di nuovo, a tu per tu con il Cristo, no? All'opposto, i quattro Vangeli che adesso dobbiamo vedere meglio, abbiamo voluto sempre vedere prima l'altra parte, quella che ci dicono essere più vera, no? Nei Vangeli noi non possiamo non accorgerci, a differenza degli apocrifi, della carne, del sangue, delle lacrime, del mangiare, del dormire, del cibo, no? E lo possiamo vedere anche da una cosa piccola ma enorme, meravigliosa, che oggi noi diciamo senza accorgercene nel credo. Nel credo in cui noi parliamo della Trinità, del Padre, la creazione, il Figlio, lo Spirito, la vita eterna, eccetera, noi diciamo patì sotto Ponzio Pilato. Sub Ponzio Pilato, in latino, come era il vecchio credo, prima ancora in greco, no? Uno dice, ma che c'entra Ponzio Pilato? Cioè, Ponzio Pilato è uno che, come dire, non è neanche cristiano. Cioè, io nel credo devo mettere uno che non è cristiano. Che c'entra il coronavirus con la fede? Cosa c'entra il fatto che devo stare chiuso in casa? Cosa c'entra il fatto che devo lavorare, smart working? C'entra, cioè, il problema del cristianesimo è che Gesù è morto, lui, ma sotto Ponzio Pilato. Cioè, quella storia concreta è decisiva. Non si può pensare, capire, amare il Vangelo e la vita se non a partire da quella carne e sangue. E capite subito perché il Vangelo è diverso dal mito. Cioè, il mito non ha un tempo. Se voi diceste, non so, ma quando Ulisse Odisseo è tornato a Itaca, che anno era? Chi è che governava in Egitto, a Roma? È una domanda che non ha senso. Cioè, la verità di Ulisse, che è eterno perché non ha un tempo, cioè Ulisse è una storia che riassume tutte le storie. Il Vangelo è una storia che riassume tutte le storie, ma è una storia concreta. Cioè, la novità del Vangelo è che c'è una storia che riassume tutto, come nel mito, ma è una storia che ha carne e sangue. O pensate al culto di Mitra, no? Il culto di Mitra, anche questo è del secondo secolo dopo Cristo, troviamo in Mitrei a Roma nel secondo secolo, dopo che già c'è il cristianesimo, no? Se voi guardate il rilievo più famoso del culto di Mitra, è un'immagine di un salvatore, uno che deve dare la vita, che taglia la testa al toro, perché deve uscire il sangue dal toro, il sangue deve entrare nella terra e fecondarla. Nel frattempo c'è uno scorpione che deve pizzicare i testicoli del toro, perché lo sperma del toro deve cadere nella terra, e allora da questo sangue, da questo sacrificio, da qui ritornare alla vita. Ma quando Mitra ha fatto questa cosa? In che anno era? Dove stava? In che città? In che nazione? In che continente? È una domanda senza senso. Cioè, Mitra è un mito, perché non ha un tempo, non ha una carne. È una immagine del fatto che l'uomo ha bisogno di vincere la morte, ma non c'è una storia reale che vince la morte, no?
Ecco, il cristianesimo è una storia di carne e di sangue, e questo vogliamo vedere. Vogliamo vedere in questa lezione di oggi alcuni dati che ci permettono di situare proprio sia geograficamente sia nel tempo, cronologicamente, le cose che noi abbiamo per certe, e poi la prossima volta diremo proprio la parola più chiara su perché i Vangeli sono affidabili, cioè in questa cornice storica, ma noi perché diciamo che i Vangeli sono affidabili, cioè veramente Pietro è Pietro, Giovanni è Giovanni, Gesù è Gesù, quelle parole sono vere, ha fatto quelle cose, è andato lì, cioè come facciamo noi a dirlo? Certo, noi vediamo che c'è la carne che non c'è negli gnostici, ma non è sufficiente questo. Allora vediamo questa storia proprio perché è essenziale. Proprio perché fa parte della storia di Gesù. Gesù non è un personaggio aereo, mitico, è un personaggio situato. Allora, innanzitutto diciamo, prima cosa molto semplice, a me piace dirla, io invito chi di voi è professore di religione, professore di storia, insegna all'università, a dire queste cose così semplici che a volte non sono conosciute. Gesù è nato sotto l'imperatore Cesare Ottaviano Augusto ed è morto sotto l'imperatore Tiberio Cesare. È nato sotto Augusto, lo dice il primo versetto del 2:1, il capitolo 2 versetto 1 di Luca, tutti i testi che poi gli studenti leggeranno perché io li interrogherò chiaramente su questi versetti. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Era governatore della Siria Quirini. Il governatorato di Quirinio non combacia, nessuno sa situare questo secondo elemento, poi vedremo la volta prossima e fra due volte come cosa fare di questi testi che non sono forse cronologicamente precisi, noi non sappiamo esattamente questo secondo elemento, ma il primo è chiarissimo, no? Allora Cesare Augusto, sapete che Cesare vuol dire, Cesare è la parola per dire colui che comanda, che è il tedesco Kaiser, Czar, Zar, il russo Zar, cioè è una parola che abbiamo da allora per dire colui che è il capo, e Augusto vuol dire, dal verbo augere, da cui viene anche autorità, auctoritas, Augusto è colui che accresce. Cioè Ottaviano, che era il suo nome, si fa chiamare Augusto perché dice: sapete chi è che accresce la felicità, il benessere? Sono io. E questo Ottaviano di sicuro amava fare i censimenti. Se voi prendete la famosa l'autobiografia esaltatoria, pubblicitaria, che Augusto scrive di sé, si chiama in latino le res geste, le cose che lui ha fatto, no? È stato scolpito da Mussolini, ancora c'è sotto la Rapacis, se uno passeggia sotto, dietro il Lungotevere, vede tutta questa iscrizione in latino che lui aveva fatto mettere nei vari templi, no? Lui per tre volte dice: ho fatto il censimento di tutta la terra. Notate, cioè Cesare Augusto sapeva, però può darsi che Luca sia colpito dal censimento, più che non lui forse non sapeva esattamente chi aveva fatto in quel periodo, però c'era questo fatto, no? Cioè Cesare sapeva, Augusto faceva, lui diceva: io posso chiedere le tasse a tutti. Io so quanta gente c'è a Betlemme, a Gerusalemme, a Nazareth, so chi deve pagare, chi non deve pagare, quanto debbono pagare, no? C'è una forma di controllo di tutta la terra. Pensate, c'è un testo meraviglioso, terribile, ma meraviglioso, se volete un libro che potete tenere con voi, è questo libro di Romano Penna, L'ambiente storico-culturale delle origini cristiane, un libro meraviglioso, perché questo Penna, che è uno dei più grandi esegeti italiani, è anche un amante del mondo classico. Allora lui raccoglie in questo libro e le commenta tantissime iscrizioni, racconti, poesie, che sono del tempo di Gesù, che riguardano Gesù, cioè ci fanno vedere l'ambiente di vita dei tempi di Gesù vista da coloro che non erano, che non era Gesù e che non erano cristiani, no? E lui cita questa iscrizione di Augusto, che è a Priene, io non sono mai riuscito a vederla, l'hanno portata in Germania, probabilmente sta al museo di Berlino, non sono mai riuscito a capire dove l'hanno messa, però è così. Dice così, guardate le parole con cui Augusto parla di se stesso. Noi con ragione,
equipariamo la nascita di Augusto all'inizio di tutte le cose. Questa è la politica, eh? Cioè il politico dice il mondo comincia con me, cioè io sono il capo di questo stato e della regione, del comune. Quelli di prima hanno sbagliato tutto, cioè è l'inizio di tutte le cose. Perciò si considera a ragione questo fatto, cioè la mia nascita, come inizio della vita e dell'esistenza che segna il limite e il termine al pentimento di essere nati. Cioè la gente è pentita di essere nati, sono nato io, il grande politico, e la gente dice, oh, allora vivere è bello, no? Cioè la vita adesso finalmente ha un senso. Poiché la provvidenza che dividamente dispone tutto ha fatto dono di un salvatore, cioè Augusto si chiama Salvatore, una volta che apparve Cesare, superò la speranza di tutti quelli che l'avevano preceduto, cioè lui è migliore di tutti quelli che avevano preceduto, e i buoni annunci di tutti. Cioè, e qui c'è la parola Vangelo, cioè Augusto dice la mia venuta supera tutti i buoni annunci che ci sono mai stati. E poi c'è una frase finale bellissima, il giorno di nascita del Dio, cioè di Augusto, fu per il mondo l'inizio dei Vangeli a lui collegati. Seconda volta che compare in greco la parola Vangeli. No? Augusto dice il Vangelo sono io. La politica è il Vangelo, l'economia è il Vangelo, cioè il mondo ha bisogno di me, non di altro. No? Ed ecco che Gesù nel Vangelo è una persona che sfugge a questo controllo, cioè Gesù nasce sotto questo imperatore. Forse il nome di Gesù, a me piace immaginarlo, potrebbe essere custodito nel tabularium. Sapete che il Campidoglio di Roma è sopra, è un palazzo rinascimentale fatto dai cristiani, dal Papa nel 500, eccetera, che sotto alla parte romana era il tabularium, lì si mettevano tutti i nomi delle persone a cui l'imperatore chiedeva le tasse. Quindi è probabile che lì dentro ci siano stati i nomi di Giuseppe, Maria, Gesù, chi lo sa. Ma c'è una seconda, notate, piccolo particolare, così siamo proprio di carne, no? Sapete che Gesù non è nato nell'anno zero, ma c'è stato un errore oramai appurato di uno storico dell'alto medioevo che si chiamava Dionigi il Piccolo. Siccome Erode il Grande è morto nell'anno 4 avanti Cristo e Gesù è nato prima dell'anno 4 avanti Cristo, ora oggi si tende a pensare che Gesù sia nato sotto Augusto probabilmente nell'anno 6 avanti Cristo, quindi lui ha vissuto in terra 37 anni circa, 36, 37, non lo sapremo mai con precisione. Vedremo che noi sappiamo la storia generale di carne e di sangue, ma non sappiamo con precisione alcuni particolari. Poi c'è un secondo dato storico, Gesù muore sotto Tiberio, che è il secondo imperatore, il primo imperatore Cesare Ottaviano Augusto, il secondo è Tiberio Cesare, no? Infatti Luca 3:1, il capitolo successivo, quando comincia la vita pubblica di Gesù, dice così: nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode Antipa, tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, cioè Erode Filippo, tetrarca dell'Itorea, della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni. Allora qui abbiamo il secondo grande riferimento storico. Gesù ha predicato ed è morto non più sotto Augusto, sotto cui era nato, sotto Ottaviano, ma è morto sotto Tiberio, il secondo imperatore. C'è la Domus Tiberiana al Palatino. Un'altra cosa che potete vedere, scrivetevelo, io amo portare i turisti e i pellegrini ai fori romani al Palatino, se volete poi vi porto e gli racconto la storia del Nuovo Testamento. C'è un file sugli scritti, si chiama Spiegare il Nuovo Testamento passeggiando per il Palatino e i fori romani. È un mio lungo scritto con tutti questi racconti, con i testi precisi. Ecco, ancora una volta, c'è l'impero, ma sfugge una cosa, cioè c'è Tiberio, Ponzio Pilato che è il governatore Tiberio, poi ci sono i tetrarchi, cioè oramai mentre ai tempi di
Cesare era un'unica realtà, adesso è stato spezzettato in quattro parti, per cui ci sono i tetrarchi, tetra una quarta parte, c'è Pilato che governa direttamente per Roma e Gerusalemme, poi c'è Erode Antipa che governa la Galilea, quindi Gesù è un cittadino di Erode Antipa, non di Pilato, e poi c'è Erode Filippo, fratello di Erode Antipa, che invece governa il nord dell'attuale Israele, dove sono le sorgenti del Giordano, e poi c'è un altro che si chiama Lisanna, no? È interessante che qui vediamo subito il dato storico di Giovanni Battista. Erode Antipa è quello che ha fatto uccidere Giovanni Battista perché? Perché si era rubato la moglie del fratello Erode Filippo, cioè Erodiade era la moglie di Erode Filippo, Erode Antipa va da Erode Filippo, si innamora, scappano, e siccome Giovanni il Battista criticava questa scelta, oltre a essere una persona che lui sì muoveva le folle eccetera eccetera, allora decide alla fine, su suggerimento di Erodide, di tagliare la testa di Giovanni. Ed ecco allora il terzo dato, siamo nella predicazione del Battista, siamo negli anni 27-29, il quindicesimo anno si può datare con precisione, siamo sotto l'imperatore che appunto ha in Giudea Ponzio Pilato. Quando Gesù dirà, di chi è l'immagine che c'è sulla moneta? È l'immagine di Tiberio, l'imperatore Tiberio, no? Potremmo tradurre, date a Tiberio quel che è di Tiberio, date a Cesare quel di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Ogni nuovo governante, l'Europa fa stampare le sue monete, ogni Stato, cioè ognuno fa stampare le monete con la sua immagine. Quindi Giovanni Battista viene ucciso, è un dato storico di Giovanni Battista, si parla in Flavio Giuseppe, si parla in altri autori non neotestamentari, c'è questo movimento incredibile di gente che va a battezzarsi al Giordano e si vede proprio come il Nuovo Testamento, la storia di Gesù, è legata a Augusto, Tiberio, Giovanni Battista, la predicazione del Battista. Poi c'è, quarto elemento, la morte, il processo e la morte di Gesù, no? E qui abbiamo Ponzio Pilato. Ponzio Pilato è stato a governare la Giudea a nome di Tiberio dall'anno 26 all'anno 36. Sono 10 anni. Quindi noi sappiamo che Gesù è morto, non sappiamo dire con precisione, siamo verso la fine di questi anni, verso la metà, non il 26. Siamo forse intorno all'anno 30, 31, 32, 33, difficile dirlo, no? Però siamo dentro questi 10 anni, non può essere diversamente così, no? È incredibile che è stata trovata una pietra Cesarea di Marittima con il nome, o meglio si dice che Pilato aveva fatto erigere un edificio Tiberieum a Tiberio, cioè Tiberiade, la città sul lago che è legata al nome di Tiberio. Adesso è stato pulito un anello che era stato trovato all'Erodion tanti anni fa, la casa che era di Erode il Grande dove ha abitato Pilato, dove c'è scritto proprio Pilato. Cioè, lui aveva un anello con cui forse timbrava i documenti da governatore, doveva firmare un documento con la cera lacca, con la cera, eccetera, imprimeva il suo nome Pilato sulle cose. È interessante che sempre sotto Tiberio avviene un altro fatto di un'importanza assoluta, meno importante della morte e della risurrezione di Gesù, ma altrettanto importante, che è la conversione di San Paolo. La conversione di San Paolo si può porre intorno all'anno 36 dopo Cristo. 36 perché? Perché noi abbiamo in due testi degli Atti e della seconda lettera ai Corinzi la notizia che Paolo, una volta che gli apparve il Signore risorto, quindi gli appare il Signore circa, potremmo dire, 5 anni, 6 anni dopo che è apparso agli altri apostoli. Paolo contesta il cristianesimo, quindi non è Paolo a inventare il cristianesimo, poi lo vedremo meglio nelle prossime due lezioni. Cioè, Paolo ce l'ha a morte con i cristiani, come il Sinedrio, perché i cristiani dicono che Gesù è il figlio di Dio, Gesù è a livello di Dio, e allora lui vuole uccidere. Gli appare Cristo, quindi questa cosa viene prima di Paolo, non è Paolo che se l'inventa, questa cosa è originaria, cioè dall'anno 30 all'anno 36 si diceva che Gesù era il figlio di Dio, era il Cristo, era Dio venuto in mezzo a noi. Paolo lotta contro questa cosa, ma sulla via di Damasco
cambia idea, cioè gli appare Gesù e gli fa cambiare totalmente la vita, lo vedremo meglio, gli cambia lui la vita, non è Paolo che cambia il cristianesimo, è Cristo che cambia Paolo, no? Paolo va a Damasco e si racconta nella seconda lettera ai Corinzi 11:32 che a Damasco il governatore del re Areta voleva catturarlo per consegnarlo ai giudei. Allora Paolo viene calato da una cesta a Damasco, Damasco ha queste mura, viene calato dalle mura e riesce a scappare. Chi è il re Areta? Il re Areta è il re, probabilmente, della famosa Casne di Petra, è il re di Petra, questo è il famoso tempio dinastico, forse anche dove porre il suo corpo una volta morto. Areta IV, che fra l'altro è il papà di Erodiade, cioè Erodiade è la figlia di Areta, come sono legate queste storie, che passa da un fratello all'altro e Giovanni Battista viene ucciso per colpa della figlia di Areta. Areta IV muore nell'anno 40 d.C. Quindi se Paolo scappa da Damasco quando era governatore, uno del re di Areta, vuol dire che la conversione di Paolo è prima dell'anno 40. Pensate quanto siamo vicini, cioè vi dico questi dati per farvi capire rispetto agli apocrifi che sono del 150 d.C., no? Paolo si converte 6 anni dopo, come se dicessi io conosco la storia della parrocchia di San Tommaso Moro 5 anni prima, ma certo che la conosco, mi stanno raccontando cosa succedeva, i campi estivi, cosa facevano, come si faceva la Pasqua, cioè una persona che vive 5 anni dopo i fatti sa benissimo, cioè se dice una cosa si alzano gli altri e dicono ma che stai dicendo, non è vero, oppure bravo, stai dicendo questa è la vera storia che continua, cioè Paolo si converte subito dopo i fatti della vita di Gesù. Riassumiamo perché il professore devi riassumere. Ottaviano Augusto, primo, Tiberio, secondo, Giovanni Battista, 27-29, Pilato, anni 26-36, 40 d.C., Areta IV e quindi prima la conversione di Paolo. Una sesta data incredibile ci viene da Svetonio, uno storico romano, che nelle vite dei 12 Cesari, parlando di Claudio, che è l'imperatore che succede dopo Caracalla a Tiberio, racconta che a Roma i giudei, gli ebrei, la comunità ebraica litigava e quindi l'imperatore Claudio li caccia via, e infatti anche gli Atti degli Apostoli dicono che Claudio cacciò via tutti gli ebrei di Roma e con loro andarono via anche Aquila e Priscilla. E c'è un gerundio, impulsore Cresto. C'era uno che impulgeva, diciamo uno che faceva confusione, invitava a fare macello, eccetera, si chiamava Cresto. Chi è questo Cresto? Penna, gli studiosi dicono, per lo iotacismo, cioè il fenomeno della eta e della iota che si interscambiano, è Cristo, non è Cresto. E lo storico è così ignorante ancora che non sa che questo Cristo di cui litigavano non era uno che stava a Roma e diceva io la penso, ma era uno nel nome di cui si divideva la comunità ebraica. Quindi noi sappiamo che intorno all'anno 42 a Roma, cioè 10 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, già si discuteva a Roma, a distanza di migliaia di chilometri da Gerusalemme, che non si potevano percorrere in aereo, ma a piedi, in barca, eccetera, il nome di Gesù era così famoso che la gente discuteva, addirittura litigava, cioè perché i cristiani erano perseguitati a quel tempo, quindi venivano perseguitati, e allora caccia via tutti. È un'esagerazione prente dello storico, cioè avrà cacciato via tutti quelli che secondo lui rientravano fra questi che discutevano. Come fa il cristianesimo a far parlare di sé già 10 anni dopo a Roma? Sapete, un professore, se voi leggete un libro di storia, si dice ma come ha fatto l'Islam a conquistare il mondo? Cioè le armate musulmane, le scimitarre, i cavalli, le spade, hanno assediato città, hanno conquistato mura, hanno abbattuto bastioni, hanno conquistato città su città, fatto saccheggi, bottini, sono arrivati in pochissimo tempo, sono arrivati in Spagna, sono arrivati a Madrid, sono arrivati in Portogallo.
La domanda è ancora più vera: ma come ha fatto il cristianesimo perseguitato questi poveri ragazzi senza niente a parlare, a andare in giro? E già l'impero romano, la capitale romana, discuteva, e nel giro di pochi secoli questo numero diventa enorme, no? Com'è possibile? Un'altra data ancora: noi sappiamo che c'è il primo martirio degli apostoli, ecco l'impulsore Cresto, cioè questa discussione per cui venivano uccise delle persone, venivano Giacomo il maggiore, il fratello di Giovanni, viene già ucciso intorno all'anno 41-44, cioè anche qui siamo negli stessi anni del dato di Roma. A Gerusalemme c'è un momento in cui non c'è il governatore romano, allora il Sinedrio prende il governo in mano e si decide di eliminare un apostolo, no? E lo trovate negli Atti, capitolo 12, 1-2. Poi abbiamo un altro elemento ancora, l'uccisione del Giacomo il Minore, un altro apostolo, nel 62 dopo Cristo, lo racconta Flavio Giuseppe. Nel frattempo, e con queste tre altre date concludiamo la lezione di oggi, ma sono importantissime, abbiamo tre dati di San Paolo Apostolo che ci aiutano a collocare precisamente ciò che Paolo fa nello stesso contesto, no? Allora, e torniamo un po' indietro con le date, noi sappiamo che a Corinto, lo dice Atti degli Apostoli, capitolo 18, di nuovo Paolo viene accusato, viene portato dinanzi al governatore romano. Questo governatore romano della Caia, la regione della zona di Corinto, Corinto era importantissimo perché non c'era ancora tagliata, le barche non potevano passare, però arrivavano al porto di Corinto, facevano scendere le mercanzie, le portavano via terra e le ricaricavano dall'altra parte, così non si doveva fare il giro del Peloponneso, no? C'era questo governatore si chiamava Gallione, che era il fratello di Seneca, il famoso filosofo. E noi sappiamo che Gallione è stato governatore della Caia dall'anno 50 all'anno 52. Di nuovo, qui siamo circa 20 anni dopo la morte di Cristo, quindi Paolo sono già 15 anni che è convertito, adesso dopo 15 anni continua a predicare, lo troviamo a Corinto e possiamo, siccome noi sappiamo che Paolo da Atene, prima di arrivare a Corinto, Paolo da Tessalonica è andato ad Atene e poi a Corinto la prima volta, e da Atene scrive ai Tessalonicesi che aveva appena convertito, si era appena creata la prima comunità cristiana. Noi sappiamo che quindi Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi prima di parlare con Gallione. Quindi il più antico scritto del Nuovo Testamento è la prima lettera ai Tessalonicesi, che è dell'anno 50-51, cioè è subito prima. Paolo sta ad Atene, poi andrà da Gallione negli anni 50-52. Pensate che antichità, che sicurezza, che certezza che noi abbiamo. E poi l'ultimo dato, io vi dico che questo dato mi ha aiutato molto nella fede, mi aiuta sempre, no? Io credo anche per questo dato, lo ritengo uno dei dati storici più belli, più veramente esaltanti, no? Se voi leggete la lettera ai Galati, nella lettera ai Galati, capitolo primo e secondo, guardatela, leggetela, ne vale la pena, si vede Paolo che va a Gerusalemme per due volte perché vuole essere sicuro di quello che dice e vuole anche contestare Pietro e gli altri per avere il permesso di battezzare senza prima circoncidere, no? E allora per due volte, nel primo capitolo si dice, dopo tre anni andai da Cefa. Cioè, non si chiama ancora Pietro, notate, Pietro ancora viene chiamato col nome che gli ha dato Gesù. Petros è greco, Cefa è aramaico, vuol dire pietra, tutte e due, roccia, pietra. Gesù gli ha detto in aramaico, tu sei Cefa, noi diciamo Pietro, no? Ancora Paolo lo chiama Cefa, cioè non c'è ancora la forma che noi usiamo. Si parlano, sono vivi tutti e due, si incontrano, dicono... Poi nel capitolo secondo si dice, dopo 14 anni tornai a Gerusalemme e vidi Giacomo, Cefa e Giovanni ritenuti le colonne. Cioè Giacomo, Giovanni, Cefa e Paolo parlano fra di loro, sono tutti vivi, sono.
Cioè, noi tocchiamo la carne e il sangue di questa cosa incredibile. Siamo probabilmente nel primo di questi momenti, siamo nell'anno 50 d.C., è il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. E siamo prima ancora nell'altro evento, cioè Paolo 14 anni prima, quindi siamo forse nell'anno 40 e qualcosa, sono ancora tutti vivi e parlano fra di loro. Ed è così vero il loro rapporto, a differenza del rapporto astratto degli apocrifi. Pensate che a un certo punto, al versetto 2:11, Paolo dice questa cosa. Quando Cefa venne ad Antiochia, cioè quando Simone che Gesù aveva chiamato Cefa e poi noi lo chiamiamo Pietro in greco, venne ad Antiochia, io mi opposi a lui apertamente perché evidentemente aveva torto. Cioè, lui accusa Pietro, il primo papa veramente, perché aveva torto. Cioè, questi litigavano fra di loro. La cosa meravigliosa del Nuovo Testamento è che non è che si inventano, che sono tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo sulle cose essenziali, ma sono differentissimi, lo vedremo, su una serie infinita di particolari. Per esempio, qui discutono su quale atteggiamento si debba tenere dinanzi al mangiare le carni che si usano nei templi, le carni che hanno a che fare con gli dei pagani e così via. Ecco, è la carne. Noi vediamo proprio la storicità, la vicinanza delle cose con Gesù. Cioè, veramente questi erano loro che si parlavano e erano stati a contatto con Gesù. Cefa, quello che Paolo incontra, quel Cefa che aveva camminato con Gesù, quel Gesù che era stato con Giovanni Battista, quel Giovanni Battista che era ucciso, se era stato ucciso sotto Tiberio da Erode Antipa, quell'Erode Antipa che insieme a Pilato, insieme al Sinedrio avevano ucciso il Cristo e così via. Ora, la prossima volta diremo solo due date, ma alla fine parleremo del 64 e del 70, ma parleremo soprattutto del perché in questo contesto storico i Vangeli sono molto seri. Possiamo veramente dargli credibilità. Il Concilio Vaticano II ci dice: fidatevi dei Vangeli, perché sono storici. I padri conciliari, questa realtà meravigliosa del Concilio, ci dice: sono storicamente affidabili. Grazie, restiamo nella carne di questi giorni difficili, sapendo che proprio in questa carne la parola di Dio, il Signore, continua a scendere, a visitarci. Siamo nel suo battesimo, nella sua Eucaristia. È buono studio, vi metterò poi i testi, avete visto che anche gli apocrifi, ho messo tutti i testi, li trovate sia su Facebook sia nei video su YouTube, li ho messi nelle note, quindi potete leggere, scaricarli con il versetto preciso, metterò anche queste citazioni per chi vuole ripassare. Grazie e buon ripasso, buono studio, grazie.